Perché siamo qui nel battistero del Duomo di Padova, affrescato da Giusto de Menabuoi nella seconda metà del Trecento? Perché qui si consuma una importante rivoluzione pittorica. La novità e la rivoluzione di questo tipo di pittura che nasce con Giotto proprio qui a Padova è questo: rompere con la fissità della tradizione bizantina. Noi vediamo il Cristo Pantocrate in cima, circondato dal coro dei santi e fissati nel fondo oro. La rivoluzione della nuova pittura giottesca e di Giusto de Menabuoi è che il corpo viene valorizzato non per la sua immagine ieratica frontale, ma nella sua complessità. Che cosa c'entra Giusto de Menabuoi e Lullo? Ecco, Lullo certamente scrive dei libri che sono quindi indirizzati a un pubblico colto, ma nei libri di Lullo c'è la stessa esigenza che avranno Giotto e Giusto de Menabuoi: visualizzare il contenuto teorico, teologico dei suoi scritti. I suoi libri sono pieni di immagini, gli alberi, l'articolazione, le radici, il tronco, le foglie, oppure ruote che debbono mostrare nella loro mobilità, perché le ruote di Lullo si muovono, la cogenza del ragionamento. Tutto questo serviva per avvicinare le tre culture monoteistiche. In un secolo dove si consumavano le ultime crociate, Lullo apre un segno di modernità. I tre monoteismi hanno una radice comune in Abramo. Ecco, da qua si parte per costruire un tessuto comune che sarà la base, la prima idea di un'Europa che si specchia attorno al Mediterraneo. Alla Biblioteca Marciana è custodito uno dei più importanti manoscritti latini lulliani, che contiene tra l'altro l'Ars Demonstrativa, ma contiene soprattutto una pagina, quella iniziale, un frontespizio, un presunto verosimile autografo di Raimondo Lullo, che dice testualmente: «Vobis Petro Gradonico, istum librum transmittum et do ad laudem Dei». Questa è una parte della dedica autografa in cui Lullo dedica questo libro al doge Pietro Gradonico, e ci attesta una relazione molto precoce tra Venezia e la Catalogna. E soprattutto è lì che Lullo dice: «Ego magister Raimundus Lull Catalanus». E non è certo la prima volta che lo fa, ma è un modo esplicito e anche autografo in questo caso di dichiarare la propria catalanità in un manoscritto che peraltro è scritto in lingua latina. La catalanità di Lullo è fondata anzitutto sui suoi testi. Buona parte delle sue opere sono scritte in volgare catalano. Peraltro è uno dei primi, Lullo, che utilizza il volgare per scrivere opere filosofiche, opere letterarie, forse i primi romanzi. Parlo del Libro delle Meraviglie, che contiene il celebre Libro delle Bestie. Peraltro qui a Venezia abbiamo delle traduzioni molto precoci in lingua italiana con connotazioni venete del Libro delle Bestie. Ma la catalanità di Lullo è naturalmente fuori discussione dal punto di vista linguistico, è quello che potremmo dire il padre della lingua catalana, anche se, come sappiamo, ha scritto buona parte della sua opera in lingua latina, e per cui, come tutti gli intellettuali dell'epoca, si giostrava in un multilinguismo che potrebbe essere esemplare anche oggi, e di cui certamente Lullo è stato un antesignano, perché poi non utilizzava solo il latino e il catalano. Quindi dal punto di vista letterario e non solo, la catalanità di Lullo è certamente fuori discussione. Il secolo di Lullo è il secolo delle ultime crociate. Lullo vive a cavallo del 1200-1300, quando si consumano gli ultimi tentativi da parte della cristianità della riconquista di Gerusalemme. La vittoria dei cattolici
sancisce la compresenza di questa grande cultura secolare radicata nella Spagna, che è la cultura araba, con la quale Lullo è costretto a fare i conti. Per tutta la vita inseguirà il sogno non solo della redenzione degli infedeli arabi ed ebrei, ma capirà che per conquistare arabi ed ebrei deve parlare la loro lingua, entrare nella loro cultura. E quindi questa continua tensione lo spingerà ad affrontare non soltanto molti viaggi nelle terre dei paesi arabi, ma a dialogare con queste culture. La conversione degli infedeli è dunque uno degli obiettivi che Lullo si prefigge contattare Venezia, e lo fa attraverso un'opera che peraltro deriva da una sconfitta. Venezia subisce a Curzola nel 1298 una catastrofe navale, e forse viene anche rinchiuso e preso Marco Polo, ma questo è tutto da dimostrare. E comunque Lullo scrive questo dialogo tra lui, Raimundus, e un certo Pietro Veneto, che siamo per lo più concordi nel ritenere che sia Pietro Zeno, che viene menzionato anche nella dedica del manoscritto 200 di cui prima ho detto. In questa opera Lullo cerca di consolare Pietro dalla sconfitta subita. A che scopo? Allo scopo di rendere Venezia amica di Genova. Lullo aveva molti amici genovesi, aveva degli amici veneziani importantissimi, ma le due repubbliche marinare, diu vehementer grassantes, cioè sempre combattenti tra di loro, non erano utili al fine anche politico che Lullo si prefiggeva di sconfiggere, e in qualche modo di persuadere, forse la parola più giusta, i saraceni alla conversione tramite appunto l'utilizzo di queste due grandi potenze dell'epoca. Questa vicenda del secolo delle crociate, che falliranno le ultime in maniera drammatica, ha il suo elemento formale nel concilio di Vienne, vicino a Lione. Il papato si è trasferito ad Avignone, quindi è prigioniero del re di Francia, il quale per fare cassa impone al papa di mettere fuori legge i templari. Lullo verrà invitato a questo concilio, è molto vecchio ma molto autorevole, oltre ottuagenario, e il papa gli chiederà dei consigli. Pensiamo che sono gli anni drammatici in cui nella Chiesa nascono e sono nati i movimenti mendicanti, francescani e domenicani, che accusano la Chiesa di essere ormai trascinata nella mondanità, nella secolarizzazione, e disattenta ai valori fondamentali spirituali della religione. Lullo è un uomo vicino alle istituzioni, è vissuto alla corte di re aragonesi, ha frequentato molti papi conosciuti personalmente, e chiede al papa di istituire cattedre di arabo, ebraico e siriaco nelle nascenti università cristiane d'Europa. E questo è un elemento che fa di Lullo un anticipatore straordinario, modernissimo, di questo dialogo interreligioso che ancora oggi nel nostro presente non riusciamo a gestire. Lullo acquisterà, perché era lecito nel mondo cristiano comprarsi uno schiavo arabo perché gli insegnasse la lingua, e c'è anche nel racconto della sua vita questo episodio drammatico che i familiari gli dicono che questo schiavo in sua assenza bestemmiava il Dio cristiano, e Lullo, che certamente era un collerico, fa per strangolarlo, e intervengono i familiari che lo convincono a chiedere perdono a Dio di questa sua collera. Lui si ritirerà in preghiera per due giorni, quando torna lo schiavo si è impiccato da solo. Ecco, questo elemento drammatico misura la voglia che Lullo aveva di conquistare la fiducia del mondo arabo attraverso la lingua, il confronto culturale. E a forza di leggere testi arabi e soprattutto della mistica sufica, di cui ci sarà traccia importantissima nel famoso libretto dell'Amik e dell'Amat, che è il dialogo fra Cristo e il cristiano,
Lui dirà scherzosamente di sé: per tutta la vita ho tentato di convertire gli islamici, alla fine della mia vita mi chiamano il Christianus Arabicus. Il libro importante che Lullo lascia a documento di questa apertura è il libro del Gentile dei Tre Savi. I Tre Savi rappresentano i tre monoteismi. Di fronte al filosofo pagano, ognuno presenta la propria religione: l'ebreo, il musulmano e il cristiano. E alla fine il pagano dovrebbe decidere qual è la religione migliore. E la conclusione geniale del libro di Lullo è che non c'è una religione migliore di un'altra. Sono tutte e tre figlie del monoteismo abramico e sono tre religioni che hanno in sé gli stessi elementi che potrebbero portarli a una identificazione. Le caratteristiche del Dio cristiano, del Dio ebraico e del Dio musulmano sono quelle che Lullo prenderà come le dignitates dei della sua ruota, del suo meccanismo combinatorio. Zettner è non solo un importante editore, ma è uno straordinario intellettuale che fa un'operazione destinata a lasciare traccia nei secoli successivi. Pubblica nel 1598 un'antologia di 10 opere di Lullo e 3 opere di Giordano Bruno che commenta opere di Lullo e poi altre 2 opere di Cornelio Agrippa e di De Valeris. Che significato ha questa operazione? Questo libro uscirà ad Argentoratum, cioè l'attuale Strasburgo. Mettere assieme degli autori della fine del Cinquecento con un autore che è morto da 300 anni. Ma evidentemente l'effetto, la presenza di Lullo nella cultura europea, nelle università, si insegnava nelle cattedre arte lulliana, ha fatto sì che alla fine del Cinquecento Lullo fosse un punto di riferimento per la cultura europea. Questo libro si troverà nelle librerie degli uomini colti per 200 anni. Newton aveva una copia di questo libro.